Partito Democratico alla Camera. Notizie in breve sui principali temi della settimana. Fiducia della Camera al decreto sul contrasto all'illegalità e alla violenza nelle manifestazioni sportive. Un provvedimento equilibrato che garantisce la sicurezza negli stadi e nasce da necessità oggettive, quali tutelare gli spettatori, garantire le retribuzioni straordinarie alle forze dell'ordine e andare incontro alle esigenze del bilancio dello Stato. Si tratta di uno storico cambio di rotta nella partita più difficile, che è quella della sicurezza. Inoltre, un emendamento delle commissioni avvia la sperimentazione della pistola elettrica per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle forze dell'ordine, nel rispetto della salute e dell'incolumità pubblica e secondo il principio di precauzione. La pistola elettrica, insieme alle maggiori risorse per i mezzi e gli strumenti, serve a migliorare la sicurezza e l'efficienza delle forze di polizia, che spesso lavorano in condizioni di emergenza a rischio della propria incolumità fisica. In conclusione, il Partito Democratico voterà la fiducia con convinzione perché il decreto migliora la sicurezza dei cittadini, interviene con misure efficaci, coinvolgendo società e tifosi per prevenire e contrastare la violenza negli stadi, affronta l'emergenza profughi e aumenta le risorse e i mezzi per le forze dell'ordine. Tutelare le imprese italiane dalle conseguenze delle sanzioni europee contro la Russia per la crisi ucraina. È quanto abbiamo chiesto al governo in occasione dell'informativa del Ministro per lo Sviluppo Economico. Nel concludere l'intervento, ringraziandolo ancora una volta per la puntuale informativa, esprimiamo il nostro auspicio affinché l'Italia, per il ruolo che in questo periodo è chiamata a svolgere, e l'Europa intera, possano essere attori verso un ritrovato dialogo tra Russia e Ucraina, sapendo in primo luogo che non vi è realismo economico senza rispetto dei diritti umani, dell'integrità dei confini, della pace e del rifiuto di ogni forma di violenza. Grazie. Il question time del Partito Democratico è stato rivolto al Ministro delle Politiche Agricole e Alimentari per chiedere quali iniziative sono in preparazione contro la contraffazione alimentare che ha forti connotati criminali, costa alle aziende miliardi di euro di fatturato e la perdita di posti di lavoro. Il Ministro Martina ha assicurato pieno sostegno a quanti operano nel settore ed un impegno reale per il controllo e la lotta contro i pericoli che possono giungere da paesi esteri. Positiva poi è la norma del decreto competitività che attribuisce al MIPAF il compito di condurre una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella produzione degli stessi o quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Per approfondimenti consulta il sito deputatipd.it.